noto una certa densità in mezzo all'area di rigore. Proprio così, Fabio. Credo vogliano limitare i danni sui traversoni e lanci lunghi, facendo massa al centro. Per la serie la sicurezza non è mai troppa. Piqué legge bene l'azione. Solo il portiere si frappone tra lui e il gol. La toglie dalla porta. Xabi Alonso. Lungo passaggio in avanti. Palla filtrante per Agüero. Calcio di punizione per la Juventus. Ramsey. Prova a verticalizzare. La mette in avanti. Lancia il compagno in profondità. Può andare. Palla intercettata. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra. Non si stanno risparmiando sforzi. Non manca molto alla fine. Provano a spingere per trovare il gol della vittoria. Cerca l'uomo là davanti. Scatta verso il pallone. Palla che filtra per Giardini. Attenzione, può tentare la conclusione. E c'è il gol del Barcellona. Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio. E non poteva mancare una cosa del genere. Lo hanno lasciato troppo libero di controllare il pallone e concludere la rete. Ma è riuscito a sfruttare al meglio un'imbeccata perfetta. Gran gol. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. L'arbitro interrompe il gioco per permettere una doppia sostituzione. L'assetto della squadra ora potrebbe cambiare radicalmente. Si rompe l'equilibrio e adesso la gara si fa interessante. Hanno tenuto duro ed ecco la ricompensa. Ora devono solo resistere. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Grande prova di forza. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Grande intervento in copertura, apprezzato anche dai tifosi. Pallone promettente, il difensore può spingersi in avanti. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Può essere la loro ultima azione d'attacco. E l'arbitro aggiunge ulteriore recupero. Gervinho. Wanyama. Tenta. È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. E c'è il boato del pubblico, seguito la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Una partita molto piacevole, con grandi capovolgimenti di fronte, molti episodi. Alla fine però pagano dal punto di vista del risultato. E tu cosa ne pensi della partita, Luca? Hanno sofferto molto gli attacchi per vie centrali. Evidentemente gli avversari hanno capito che era quello il loro punto debole e hanno cercato insistentemente lo sfondamento centrale. Una strategia che alla fine è valsa loro la vittoria. Si chiude qui il nostro collegamento. Un grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronaca. Un onore per me. Saluto e ringrazio il pubblico da casa.